Ciao a tutti Nesini, siamo qui in un nuovo video. In questo video vi andrò ad illustrare alcune delle novità in campo LOL di vario genere. Inizieremo con la casa LOL e la famiglia che c'è all'interno e quanto costa più o meno. Poi passeremo ad altre novità sempre LOL, vestiti e animali, pets. E poi altre particolarità, diciamo, tipo card, advent calendar e così via. E poi passeremo a una carrellata di LOL fake che ho trovato in giro e che sono abbastanza divertenti. E quindi niente, iniziamo subito e andiamo a vedere per prima cosa la casa delle LOL. La casa delle LOL arriverà verso, penso, verso Natale e la famiglia, diciamo, la LOL, la Lil e il Pets che troverete sono questi qui. E c'è scritto infatti Home Sweet Home, quindi casa dolce casa, e questi sono loro tre con il cambio colore zebrato. Devo dire che non mi fanno impazzire, non sono niente di nuovo, la pettinatura è sempre quella di Cherry, per esempio, Cheer Captain, eccetera. Sono carini, sì, bianco e nero, però non mi fanno impazzire, insomma, questo è il cambio colore. Questa è una panoramica invece della casa, che è abbastanza grande, ma non tanto tanto grande da contenere forse tutte le LOL che si possono avere. Per esempio io ne ho avute anche 75, quindi non c'entrano sicuramente all'interno. E poi mi sembra fatta tutta di cartone tipo, e quindi non, quella cosa non mi piace molto, è tutta piatta, abbastanza piatta. Ci sono varie stanze come vedete. Sale da gioco e piscina per grandi, per piccole, e il seggiolone, il terrazzo e così via. Questa, per esempio, è la cucina. È carina, però insomma non mi fa impazzire tantissimo. Se me la inviano, ve la recensisco molto volentieri, ma altrimenti non credo che la acquisterò per aprirla sul canale. E costa sui 200, più di 200 euro, 250 anche. E ci sono, vedete, anche i seggioloni per le LOL e le Lil. Questo invece è per esempio il soggiorno. Però vedete, è tutto abbastanza piatto, non c'è nulla che si possa aprire o altro, ecco, quindi questo non mi fa impazzire tantissimo. Però appunto, se me la manderanno, ve la farò sicuramente vedere sul canale. Però è abbastanza costosa, ecco, ditemi che ne pensate nei commenti. Questa è un'altra novità invece, sono delle blind ball, diciamo, a campana, con all'interno un cambio d'abito, quindi maglietta e gonna o pantaloni e scarpe e accessorio. E praticamente sono dei mystery e sono all'interno, diciamo, di una specie di gelatina. Sono di vari colori, rosa, celeste e dorato. E quello dorato ovviamente è quello glitterato, vedete alcune indossate, quello lì con rosso, giallo e verde sembra molto giamaicano e mi piace abbastanza, altri non mi fanno impazzire tantissimo, questi sono quelli della checklist che potete trovare per esempio, ci sono quindi quelli un po' più estivi, il pigiama party, quelli sportivi e quelli un po' più eleganti e ci sono quelli rari. Ultra rari, fancy e comuni come al solito e fanno sempre parte della serie, diciamo, I Spy. Ditemi che ne pensate anche qua, ce ne sono alcuni molto carini e magari possono servirvi per delle altre LOL di cui avete perso gli outfit. Questi invece sono una novità, diciamo, sono delle praticamente non so come spiegarvi, però tipo avete presente il gioco della patata bollente? Se non ce l'avete presente, non so come spiegarlo, però in pratica dovete passarvi queste ball e la prima o il primo di voi a cui esce fuori la LOL, ha perso praticamente. Quindi ve la passate finché non esce fuori la LOL e quindi avete perso. È una specie di giochino, insomma, fatto con queste ball, dalle quali escono delle LOL sempre a sorpresa. È carino, diciamo, però non so quanto possa costare perché non so sinceramente se arriveranno da noi e quando arriveranno. Ora c'è invece un'altra novità che è il calendario dell'avvento ed è questo qua. Praticamente sono 20, più di 25 sorprese che, vabbè, il calendario dell'avvento sono appunto di 25 giorni in cui potete aprire uno scompartimento alla volta e troverete degli accessori e credo anche una LOL che è quella che vedete qua in copertina, diciamo. Però non so, pure questo penso arriverà sotto Natale.
Non so quanto costerà questo. Ecco, all'interno è fatto così, vedete, e ci sono vari scompartimenti da aprire, uno al giorno, fino a che non arriva a Natale. Ovviamente chi non vuole aspettare li può aprire anche tutti insieme, ma il bello appunto è aprire una sorpresa alla volta. E è carino anche il design fatto con tutte borsette e tasche, eccetera. Poi ci sono delle card che vi faccio vedere solo alcune, quelle più belle, diciamo, perché poi ci sono anche card normali, che non so se da noi usciranno, però sono uscite in America e sono alcune olografiche dorate, quelle speciali, e se no le altre sono normali. Però non mi fanno impazzire tanto perché i disegni sono sempre quelli stessi che trovate sulla checklist, niente di particolare. Poi ci sono gli animali, i pets interattivi, che sono questi qua, e praticamente appunto sono sempre delle capsule a sorpresa e trovate degli animaletti interattivi che credo facciano suoni e si muovono. Potete anche dargli da mangiare o da bere, come vedete. E non mi fanno impazzire neanche questi, sono sincera, perché non lo so, non mi piace tantissimo la forma, mi sembrano un po' finti, cioè un po' come fossero fake, però sono veri, quindi insomma non so quanto costeranno, ma sicuramente un po' costano. Questa invece è la checklist dei nuovi pets della seconda wave, diciamo. E ce ne sono alcuni abbastanza carini che ora vi faccio vedere nelle foto. Questa è la checklist come panoramica generale. E sì, ce ne sono alcuni anche abbastanza carini. Allora, quelli che vi posso far vedere, che abbiamo visto nelle anteprime, sono questi qua. Questi sono tutti quelli che troverete nuovi. Ovviamente quello di Unicorn è molto carino, ha le ali, è tipo un Pegaso, non ha il corno, ma è un pony. Mi piace tanto anche il coniglietto fucsia di WRQT. Poi ci sono tanti altri carini, come per esempio quello di Can Do Baby e anche quello di Pharaon Baby e tantissimi carini, anche il gufetto con il cappello. Adesso iniziamo invece a vedere alcune delle fake che troviamo, diciamo, in giro, che ho trovato in giro sul web, sui vari gruppi Facebook. Questo per esempio è un ovetto a sorpresa in cui potete trovare una Lil fake. Ovviamente come al solito vi sconsiglio di comprarle fake anche se costano meno perché il materiale non è per niente buono. Queste sono delle blind bag che sicuramente le trovate dai cinesi oppure a volte in edicola. Poi ce n'è una veramente brutta che è questa qua. In pratica c'è la testa che è di una LOL ma il corpo, che nonostante sia del colore della LOL, in realtà sembra quello di un pet messo tipo a quattro zampe, è veramente bruttissima. Poi c'è questa che ha i capelli veri, cioè è tipo un pet ma con le codine fatte di capelli veri, plastica. Poi ce n'è una particolarissima che sono i fake boy, LOL boy si chiamano, e sono veramente brutti come design e hanno tipo questo gonnellino che è una specie di mutandine di pizzo, non lo so, però sono veramente bruttissimi e sono fatti così, vedete, anche dietro la box è quella lì e alcuni hanno anche i baffi come vedete dalla foto e sono all'interno di queste ball che si illuminano anche e che sono diciamo tipo palloni da calcio. E stanno all'interno di quelle bustine fucsia. Questa è la box da fuori e sono veramente divertenti. E non lo so, non so descriverli perché sono veramente particolari. E come indizio c'è questo qua con i baffi che pure è molto molto divertente. E devo dire insomma che come scherzo sono anche abbastanza fatti bene. Poi queste qua le ho trovate io dai cinesi, sono praticamente delle LOL all'interno di alcuni passeggini e quindi se gli date la carica partono e devo dire che però non mi piacciono per niente, il corpo soprattutto non è fatto bene. Questa invece è una LOL con le ali, pure questa è fatta veramente male, soprattutto il viso perché alla fine l'outfit è anche carino ma dipinto male. E questa qua, l'outfit è fatto bene, anche il corpo, ma la faccia è dipinta veramente male. È tipo metà marrone e metà bianca, quindi non è proprio brutta, veramente fatta male.
E questa invece, questo è il retro, poi faccio vedere davanti, ha i capelli di colore diverso, tipo le treccine sono montate proprio per conto loro, e anche qua la faccia è veramente veramente brutta. E si trova nelle blind bag. L'ultima è una custom invece, che è molto bella. Vorrei dare credito all'artista, ma non mi ricordo il nome. Comunque è molto bella, è tipo una lumachina, una chiocciola, che è fatta in fucsia e è fatta in fimo e dipinta veramente veramente bene. Questa mi piace veramente tantissimo e volevo condividerla con voi. Questo è tutto, ditemi che ne pensate nei commenti di tutte le novità LOL e delle LOL fake che vi ho fatto vedere. Se vi è piaciuto il video mettete un like, un commentino qui sotto se vi fa piacere, così mi fate sapere quello che pensate. E niente, ditemi se comprerete la casa LOL e tutte le altre novità. Noi ci vediamo in un prossimo video, mettete un like, un commento, iscrivetevi al mio canale e partecipate ai miei giveaway che sono ancora aperti. E noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando un grosso bacione e alla prossima. Ciao!